grande autore di musica vivente, come è stato deciso dalla, stabilito dalla critica. Poi non devo, non sta a me dire la grandezza di Morricone. Ma la cosa più divertente per me era che lui faceva molto sport, allora arrivava la mattina e c'era un sonno pauroso. Allora se io ti dicevo che se Ennio si addormentava dopo il terzo rullo, il film aveva successo, avrebbe avuto successo. Ma se si addormentava prima, allora andavamo in crisi. Questo Anticristo, io comunque non feci le musiche da solo. Eravamo d'accordo per un fatto di amicizia, che per quanto riguardava i film di De Martino, io facessi le musiche a metà io e metà Nicolai. Bruno Nicolai, che è stato per me un direttore d'orchestra, un bravo compositore, purtroppo è venuto a mancare parecchi anni fa. E quindi scrivemmo un certo numero di musiche lui e un certo numero di musiche io. Io feci una musica che doveva essere cosiddetta infernale, nel senso che fu un gioco di violini solisti che si esprimevano in una maniera drammaticissima e traumatica, ma in una maniera individuale. Non era un'orchestra di violini o di archi, era una individuazione di solisti. Mi pare che fossero 11, 12, 13 che facevano delle cose, sprigionavano scintille. L'esorcismo, poi, se si vede la mia filmografia, non sono un regista di... non mi reputo un regista di film horror. Se si vede, io ho fatto 30 film. I miei 30 film sono tutti esposti qui nel mio studio. E ho cominciato con i film di gladiatori, poi ho fatto film western, film di spionaggio, film di guerra, perché poi ho fatto film sulla mafia. Io ho cercato tutta la vita di diversificare il genere di film che facevo proprio per non farmi mettere un'etichetta. Cioè, questo fa i film di horror. Non è vero, io ho fatto film di tutti i generi. Io sono fondamentalmente, non dico... Il film è Quelli della Calibro 38, il regista era Massimo Dallamano, con il quale feci un poliziesco, il terzo, la polizia chiede aiuto, molto interessante, parla delle minorenni, eccetera. Quelli della Calibro 38 ci aveva una caratteristica, l'editore musicale mi disse che dovevo preparare un brano cantato, una canzone. Io che avevo visto il film dico che non c'entra niente un brano cantato. Ma no, un'operazione, sa, si facevano queste operazioni commerciali, cioè perché lo facciamo cantare, ho preso accordi con Parigi, con Grace Johnson. E io dissi, chi è Grace Johnson? Guarda che io gliel'ho detto a Grace Johnson,
che musica fa Cipriani? E lei sai che mi ha risposto, chi è Cipriani, capito? Quindi uno a uno. No, un momento, perché se allora portare, insomma, è una cosa simpatica. E Greggia un sociologo da qui a casa, venne da Parigi appositamente perché ho fatto il tema, che era il tema del film, e non mi ricordo come si chiama, e lei scrisse il testo, però diventammo amici e tutto quanto. Poi io feci l'orchestrazione, andai a Parigi, registravo a Parigi dove lei era lì. La stessa cosa poi si ripetette per un altro film con Didi Bridgewater. Stessa operazione, diciamo, qui a casa, poi andai da lei alla piazza di Spagna, era con Ray Charles, che è morto recentemente, e lei era accompagnata da questo grande musicista, aveva un pianoforte elettrico, ho conosciuto anche Ray Charles, e lui mi chiese di suonargli Anonimo Veneziano, che lo conosceva, e poi me l'era un po' risuonato lui molto jazzisticamente, molto bello, una bella versione, molto molto emozionante. Quindi andando a quelli della Galleria 38, ecco, è uno di quei film, sì, polizieschi, tutto bene, però fuoriuscivano già, come si può dire, erano derivati, ecco, erano derivati un po', perché giustamente non potevano ripetere le stesse tematiche della Polizia Ringrazia, sta a guardare eccetera. Quelli erano dei caposaldi, erano dei capostipiti, capito, erano dei fulcri su cui roteare, e da lì attingevano gli sceneggiatori e poi partivano con altre idee. E quindi quelli del Calibro 38, diciamo, fa parte di questa seconda fase dei polizieschi. Dalla mano mi chiedeva soprattutto di l'interiore di tenere fuori la passionata dei, perché nei film stiamo parlando di questo genere poliziesco, e praticamente, cioè, come comune denominatore, erano tutti duri, tutti crudi, tutti, no? Perché se in seguimento c'erano sempre dei fini, degli scopi, dei fini sempre economici, a fine di soldi, le cose eccetera. Però lui ci teneva a farmi tirare fuori da questi protagonisti, anche nei cattivi, di tirare fuori un momentino, perché poi c'era sempre una donna di mezzo, che era sempre contesa tra i buoni e i cattivi, capito? Tra i banditi e la polizia, diciamo così, in questo caso, buoni e cattivi. E quindi si trattava musicalmente di addolcire un po', di entrare nello specifico. Lì era anche più difficile, perché nella positività di un attore, tu la devi dare la musica positiva. Se uno invece nasce negativo sullo schermo, poi non puoi essere sempre negativo anche musicalmente, però viceversa devi stare attento, non devi essere estremamente romantico, perché quello romantico non è, perché se musicalmente lo dai romantico, allora non poteva fare il bandito. Quindi erano queste cose un po' complesse, che musicalmente, attraverso le tematiche, attraverso soprattutto e fondamentalmente l'orchestrazione, che è l'orchestrazione che dà il colore. Si parte da un tema che è il tema, poi siccome era periferica la cosa eccetera, pianoforte scordato, capito? La periferia musicalmente la si riconosce, la si fa capire attraverso le cose distorte, il pianoforte scordato, perché la periferia è scordata. Non è positiva la periferia, capito? È umida, è cupa, ha degli intrighi, quelle cose così. All'indomani di Anonimo Veneziano, che ciò avviene nel 71, 72, e Anonimo Veneziano andava per conto suo, io ripresi a girare il mondo a fare la promozione di questo disco in tutte le televisioni del mondo e tutti i teatri del mondo. E difatti, non a caso, furono venduti tanti tanti milioni di dischi. Poi, ritornato in Italia, il regista e produttore del mio secondo film, L'uomo e il collo alla pistola, nel frattempo ha preso contatti con gli americani, eccetera. Avevamo fatto un film che si chiamava Blind Man, che niente proprio meno che l'antagonista di Tony Anthony era Ringo Starr. E quindi in quella ho anche conosciuto Ringo, che era a Roma per fare i doppiaggi, eccetera. E si era parlato anche di una collaborazione per fare la colonna sonora, che a me stava bene, anche a lui, però dopo ci furono altre circostanze, come il caso di stare a stabilire. E lo stesso produttore, Picchio, Roberto Infascelli, mi chiamò e mi disse, ecco qui lui mi chiamò e mi disse, guarda, ci accingiamo a fare una serie di film polizieschi all'italiana. Ed era un fatto nuovo per l'Italia. Praticamente era un binario collaterale da quello che era avvenuto per i film western all'italiana con Sergio Leone, no?
e poi tutti si erano accodati. Quindi il prototipo del capostipite, diciamo così, di questo poliziesco all'italiana è stata la Polizia Ringrazia, che c'era Enrico Maria Salerno, combinazione, che era il regista di Anonimo Anziano. Ci siamo rincontrati, io sempre musicista, lui non più regista ma in qualità di attore. C'erano anche degli attori americani, mi ricordo un certo Robert Kennedy, c'era un altro Cobb, insomma era un bel film, un bel prodotto, una bella qualità, pur essendo un film poliziesco, perché soprattutto era il messaggio, erano i contenuti che funzionavano a quell'epoca, perché erano anni bui, per la politica, le cose eccetera. E questo film era abbastanza serio, abbastanza duro, e lì fui fortunato ad inventare un tema felice. Perché era, sì, cosa vuol dire, ma era amaro, ecco, io sentivo tanta amarezza, perché poi dopo c'è tutta la parte dinamica, non è romantico, era abbastanza duro, mi ricordo perfettamente, contrabbasso un po' beethoveniano, dunque, dalla toccata e fuga, insomma io vado sempre sul classico, attingo sempre, non per copiare, ma perché quelli prima di me, più bravi di me, hanno fatto le cose giuste e buone, e quindi vanno seguiti questi binari. Ogni film che faccio, che ho fatto, ogni tema che ho affrontato, io per primo mi sono automeravigliato e continuo a meravigliarmi con me stesso, perché se io suono 10 temi a caso, e sono 10 temi che ho fatto io, si riconosce un po' il comune denominatore, che è la mia stessa mano, così, però non sono assolutamente uno diverso dall'altro, perché i quattro temi delle polizie, adesso per fare un esempio pratico, per avallare quello che sto dicendo, la Polizia Ringrazia fa... La Polizia Sta a Guardare parte così... C'entra niente col primo. Chiede aiuto era un tema di quei bambini. Blam blam, blam blam, blam blam. Insomma, è blam blam, capito? Non c'entra niente con i due precedenti. La mia carriera, prima di essere un musicista, un compositore di colonne sonore, che questo avviene a 26-27 anni. Però naturalmente prima c'è tutto un precedente di carriera, un precedente artistico, coincide dunque gli studi, inizio a 14 anni, entro con un esame integrativo a Santa Cecilia, Conservatorio di Roma, classico Santa Cecilia, diplomo che avevo 18-19 anni, contemporaneamente mi diplomo anche in ragioneria, perché mia madre voleva che io diventassi un ragioniere della musica, sì, pensava che fosse un hobby. Invece mio papà pensava che il ragioniere sì, poteva servire, però soprattutto lui pensava che io facessi musiche. Non sapeva, nessuno sapeva dove fosse arrivato, perché praticamente si partiva all'epoca. E quindi la mia carriera è bilaterale. Faccio il ragioniere la mattina, al pomeriggio, in un'azienda di materiali edili, era il ragioniere Cipriani. E la sera andavo anche a suonare, facevo il piano bar, e per tenermi un po' in esercizio, però relativamente, perché poi alle 4 del mattino andavo a casa a dormire, e la mattina alle 9 dovevo essere in ufficio. E durante la notte naturalmente studiavo, perché la domanda è quando dormivi? Non lo so, ogni tanto dormivo. Fatto sta che il mio tipo di vita era questo. Finisco tutto questo discorso, la prima parte, la prima fase intorno ai 19 anni, 20, non faccio il militare, non feci il militare, interruppi la ragioneria, cioè il lavoro di ragioniere, e mi dedicai alla musica, perché entrai a far parte di un complessino che andava allora di moda, i complessini nei nightclub, però a un certo livello, facevamo i nightclub di Roma, insomma, quelle serie A, andavamo a Milano, eccetera, ma soprattutto perché
e ci proposero un contratto di 6 mesi per suonare sulle navi che partiva da New York e Mar dei Caraibi, le famose crociere. Dove serviva un complessino che faceva ballo, eccetera. Noi eravamo abbastanza idonei, abbastanza attrezzati, dico noi perché eravamo in 5. Ero il pianista di questo gruppo e si chiamava I Principi. Finiti i 6 mesi di New York e dell'America, Mar dei Caraibi, grossa esperienza perché stavo parlando di 40 anni fa, per un ragazzo come me, che anche se abitavo e vivevo a Roma, io sono romano, sono nato a Roma e battezzato a San Pietro, anche per un ragazzo come me, dicevo, vivendo nella capitale, nonostante ciò non si viaggiava in quell'epoca, il dopoguerra. E quindi andare a New York, vedere per la prima volta a New York a 20 anni, mi fece un effetto non indifferente. Lì ebbi poi la fortuna e l'occasione di incontrare David Brubeck, perché stava a New York il suo quartetto con Joey Morello, Paul Desmond, il sassofonista, Ray Brown, il bassista. Facemmo amicizia, ci prese a ben volere a me e al batterista e studiamo con loro. Fece anche una sezione di jazz, niente male. Ritornato in Italia, fui chiamato da Teddy Reno a fare il pianista Rita Pavone. Rita Pavone usciva all'epoca con la partita di pallone, quelle cose lì. E lì grossa esperienza, perché con Rita Pavone, oltre a fare il pianista, iniziai la carriera di direttore d'orchestra, perché serviva, oltre al pianista, perché facevamo le Sullivan Show a New York 4 volte, poi ho fatto l'Olimpia di Parigi, il Colon di Buenos Aires, Palladium di Londra. È stata una grande esperienza. Abbiamo girato il mondo, quindi sono ritornato in America per 4 volte, fino che chiuso il ciclo di Rita Pavone intorno al 66-67, e Thomas Milian, ci fu un incontro, quelli gli incontri così della vita. Thomas Milian, per una circostanza eccetera, mi chiede se mai avessi scritto un De Gheio. Io, anziché dire sì o no, gli risposi perché. Ecco, questa è un'altra chiave della vita, perché ad una domanda si risponde educatamente, o sì o no. Ma io invece di educatamente, che sono una persona educata, risposi istintivamente perché. E lui mi spiegò perché. Perché se mi avesse che non potevo dire sì, perché eravamo davanti a un pianoforte con questa cosa, lui mi avrebbe senz'altro chiesto fammelo sentire, e che gli facevo sentire. Se avessi detto no, lui mi diceva vabbè, non hai scritto niente, finiva il discorso. Ripeto, caso voluto, destino, volle che io risposi perché. Lui me lo spiegò, finito di fare un film, eravamo intorno al 66-67, andando in moda i famosi western all'italiana, no? Lui veniva dalla Spagna e ha girato un film che si chiama Bounty Killer, famoso, che poi ha fatto girare il mondo, ancora oggi gira, me ne accorgo io dei proventi dei diritti d'autore della SIAE. E così andiamo a Madrid e io già sapevo più o meno teoricamente come si doveva fare una colonna sonora, perché sempre nel frattempo, piccolo passo indietro, oltre a fare pianista alla fine, io mi ero messo, ero iscritto alla Unione Musicisti, facevo il tornista, facevo un tastiera, però non facevo mai il pianoforte perché c'era una gerarchia, c'erano i più bravi avanti a me, i più grandi cosiddetti. Io però suonavo la celeste, le cose così, l'organo, queste cose. E però questo mi dava la possibilità, mi ha dato la possibilità di frequentare le sale di registrazione dove avvenivano le registrazioni dei film. Io ho partecipato a 2 o 3 film di musica di Nino Rota con Fellini e quindi assistevo di persona all'angolo, in silenzio, ai dialoghi che avvenivano, cinematograficamente, alle modifiche che chiedeva Fellini, niente po' meno che Nino Rota, poi altri registi importanti, Antonioni con Fusco. Io ero lì buono e capivo le modifiche che facevano, e quando è toccata a me, cioè in teoria, sapevo tutto, si trattava di metterle in pratica. Questa cosa è andata bene, andò bene il primo film, il secondo film, altra combinazione, un film non molto importante, western, si chiamava Un uomo, un cavallo, una pistola, Mars and Gun. Che è successo? Che a mia insaputa, perché era a Roma, in America un certo signor Harry Mancini, che un po' tutti conosciamo, Pantera Rosa, Colazione a Tiffany, doveva fare, aveva un contratto con la RCA Victor, e serviva da realizzare lui 45 giri, costava di 2 facciate, una la sua, l'altra doveva mettere un tema western. Così andò a un'edizione italiana per cercare un tema italiano, e trattante scelse il tema dell'uomo che ha la pistola, mio,
loro non sapevano neanche chi fossi e registrò questa cosa, vendette un milione di copie e quindi varcai l'oceano anche come compositore. Eccetera, eccetera, violino e tutto quanto. Al pianoforte o si suonano certe cose belle, temi d'amore, ma certe cose dinamiche è meglio insomma farle con l'orchestra. E comunque era molto bello, c'era l'apertura con coro. E così quando io vidi questo disco, questo 45 giri, con Harry Mancini e la sua orchestra, i Music by Sergio Cipriani, insomma, se non sono svenuto poco ci mancò. E siamo andati avanti fino per 30 film, 32-30, finché il 33esimo, altra circostanza del destino, volle che fu chiamato a fare le musiche di un film che erano già state fatte, tra l'altro, queste musiche che non erano funzionali, perché nel cinema la musica non si dice o bella o brutta, o che bella musica o quanto è brutta, si dice se funziona o non funziona. Questo me lo insegnarono i registi famosi. E io devo ammettere che è così, è più giusto così, perché una musica in un film deve funzionare, capito? E scrissi questo anonimo veneziano, che la mia musica funzionò, tutto qua. Il mito di Onkin è fondamentale, perché io dissi che avrei fatto poi, preso appuntamento a Thomas Milian, perché mentre parlavo con Thomas, e Thomas Milian mi spiegava che serviva un degheio, mentre lui parlava io già pensavo che a casa io avevo 333 giri, non so le parole, 333 giri di Dimitri Tionchi. Dimitri Tionchi, chi mi aveva dato questi tre dischi? Lui, di persona, che in uno di queste, ho detto poc'anzi, apparizioni a Sale Vachon a New York, Rita Pavone, essendone io, ripeto, il pianista, ero lì, e Dimitri Tionchi fece omaggio a Rita di questi 333 giri, e Rita fece omaggio a Dimitri Tionchi, al grande Dimitri Tionchi, di un 45 giri, facciamo, che c'era la partita di pallone, una cosa, insomma, un po' così, e questi tre grossi prodotti da tre film, mi sembra quel Treno per Yuma, Ok Corral, quelle cose lì grandissime che fece il Giro del Mondo, con orchestre sinfoniche, queste cose. Rita, mi disse, che faccio? Dice, ma tienili tu. Poi, nel fare le valigie, ritornando in Italia, disse, guarda, ho questi tre dischi, che facciamo? Tienili tu, non vuole saperne. E ce l'avevo a casa. Quindi all'appuntamento dell'indomani io a casa feci la notte, tanto ero abituato a non dormire, e mi ascoltai questi tre dischi, tra cui questo degheio, che poi il degheio altro non era che... E invece la melodia... Questa cosa così un po' spagnoleggiante, ovviamente, perché si svolgevano sempre in questi territori spagnoli, Almeria, queste cose eccetera. E quindi Dimitri Tionkin è stato fondamentale per me, però c'è stata quest'altra, quando le coincidenze incastrano tutte, no? Quando il puzzle, diciamo, no? Diventa positivo così. Ecco, Dimitri Tionkin non è una cosa fatta a sé stante, perché c'era precedente con Rita Pavone a New York. Avevo fatto già un paio di film con un produttore, Zaccariello, e lui, come produttore, aveva fatto questo film, Ecologia del delitto, con Mario Bava, e sottopose a Mario Bava il mio nome. Mario era abituato nel senso, usava, si dice abituare, usare, insomma, aveva come collaboratori altri colleghi, e volle provare, perché forse i miei colleghi in quel momento erano occupati, succedeva così. E allora, insomma, ci incontrammo, venivo proprio qui a casa mia, però io non abitavo qui, abitavo in un'altra parte, mi ricordo perfettamente. Dunque, Ecologia del delitto, penso di aver conquistato, come dico io, Bava con questa osservazione, perché indipendentemente dall'introduzione dei titoli di testa eccetera, si trattava di musicare questa situazione, questa donna, questa vecchietta,
questa signora anziana che veniva poi aggredita. Allora io gli dissi a Mario, senti Mario, se dovessi procedere logicamente come si usa, deve essere un pezzo di suspense, cominciamo a fare col basso, i bassi, così. Questa cosa così, un po' Bella Bartok, che facevo io. Allora, però siamo nel tradizionale, siamo nel normale, può essere più o meno funzionale, facciamo una cosa fatta bene, così, i trilli, sai, quelle cose angoscianti, di suspense. Oppure, perché anziché la donna, il soggetto è, come si chiama, è l'assassino, perché è l'assassino che poi accede alla casa, perché non facciamo diventare soggetto la signora? Ossia, la signora sta dentro casa, davanti al camino, ascolta musica. E perché no? Ascolta musica, ascolta un disco. Non ascolta il tema del film, ascolta un disco. È un disco mica ascolta uno yeye, ascolta un disco classico. Ascolta, io ci tenevo a queste cose, un bel concerto per pianoforte orchestra, tipo Rachmaninoff, tipo Tchaikovsky, un bel concerto per pianoforte orchestra di Beethoven. Insomma, l'orchestra si fonde, la signora è classica, è una bella villa, il suo è anche l'età giusta e matura per ascoltare una cosa seria. Dice, ma perché stai per pianoforte? Perché vuoi fare un pezzo di pianoforte orchestra che suonerò io. Ci hai capito? Hai capito, io te lo sottopongo, te lo faccio e tu lo ascolti, dopodiché ce lo proviamo, se funziona bene. Alternativamente ti preparo il solito pezzo suspense. Quindi facciamo questa scena qui, l'assassino che entra con i bassi, le cose eccetera, e poi ti faccio un pezzo di pianoforte orchestra. E vinsi tra virgolette, insomma la sfruttai, perché lui mi ringraziò, perché funzionava di più, era la signora che dentro casa ascoltava questo Rachmaninoff, no? Originale pianoforte orchestra, e quando andava all'esterno, non musica, la pioggia e i passi, la chiaia, e dava più suspense. E questo era molto bello, lo faccio ancora nei concerti. Mi piaceva, poi c'era la parte seconda, ventre e quarti.